L'ufficio centrale, tenuto conto degli atti e dei verbali delle sezioni elettorali della città, è verificato che hanno validamente espresso il loro voto per il candidato a sindaco 41.216 elettori, considerato che la maggioranza assoluta dei voti per la carica a sindaco è di 20.609, atteso che per nessuno dei candidati a sindaco è stata rinvenuta alcuna condizione di incandidabilità ai sensi di legge, visti i risultati conseguiti dallo Stato non in contestazione, proclama eletto alla carica di sindaco della città di Cosenza Mario Cuto. Con la formula di rito pronunciata dal presidente dell'ufficio elettorale centrale Maurizio Pancaro, Mario Chiuto è stato formalmente proclamato sindaco di Cosenza. Mario Chiuto ha preso la parola e, dopo aver ringraziato il commissario Angelo Carbone ed i subcommissari per quanto fatto in questi 4 mesi per Cosenza, il suo pensiero è andato a tutti i cittadini. Sono orgoglioso di questa città, sono orgoglioso dei cosentini, e vi ringrazio veramente tutti di cuore. È finita adesso la campagna elettorale, bisogna mettere la parola fine a questo periodo. La città si aspetta adesso un governo che realizzi e porti avanti le opere e le attività che avevamo già intrapreso negli anni precedenti. Quindi io sarò il sindaco di tutti, sarò il sindaco di quelli che mi hanno votato e anche il sindaco di quelli che non mi hanno votato. Da oggi per Cosenza inizia una nuova pagina di storia e si riparte da un lavoro già iniziato 5 anni fa. Oggi abbiamo una grande responsabilità, maggiore di quella di 5 anni fa. Abbiamo la responsabilità di aver ricevuto questo apprezzamento e questo ampio consenso. Dobbiamo restituire alla città, ai cittadini, questo che ci hanno dato, perché è un qualcosa che ci riempie d'orgoglio, ma nello stesso tempo ci stimola a fare sempre di più e sempre meglio.